espressione potrebbe definire la nostra epoca. La nostra epoca non tollera alcuna definizione. Abbiamo visto tutti delle fotografie di madri asiatiche devastate dal dolore, così che non ci interessa l'agonia dei tuoi organi acciaccosi. Niente di quanto tu possa esprimere può paragonarsi all'orrore del nostro tempo. Non provarci nemmeno. Stai suonando per gente che ha vissuto delle catastrofi. Quindi stai calmo. Pronuncia le parole, trasmetti dati e fatti da parte. Lo sappiamo tutti che soffri. Non puoi cercare di raccontare al pubblico tutto quello che sai dell'amore in ogni verso. Fatti da parte. La gente saprà quello che tu sai perché lo sapeva. Non hai nulla da insegnare, non sei più bello, né più saggio. Non forzare un'entrata in scena, quello non è altro che sesso fatto buono. Se mostri la sagoma dei tuoi genitali, consegna poi quello che stai promettendo. Ricorda, la gente non vuole acrobati. Di cosa abbiamo bisogno? Di avvicinarci all'essere naturale. Le bombe e le altre merde hanno distrutto molto più che alberi e paesi. Hanno distrutto anche i palcoscenici. Forse credevi che la tua vocazione sarebbe potuta scappare. Non ci sono più palcoscenici, non c'è più ribalta. Sei tra la gente, per cui sii umile, pronuncia le parole, trasmetti i dati, fatti da parte, resta da solo. Rinchiuditi nella tua stanza, non dare numeri, si tratta sempre di un passaggio interiore. È dentro, è tuo ed è privato. Rispetta l'intimità dei tuoi versi, perché sono stati scritti in silenzio. Il coraggio ci vorrà quando ti toccherà recitarli. La disciplina dell'interpretazione è non violarli. Lascia che il pubblico senta il tuo amore, ma anche se questo non è possibile. La poesia non è uno slogan, non può accrescere la reputazione dell'individuo. Non sei né un gangster né altre cazzate. Sei uno studente, non rappresentare. Le parole muoiono quando vengono rappresentate, marciscono, non ti resta altro che la tua ambizione. La poesia è informazione, è la costituzione della patria interiore. Se la declami di nobili intenzioni, non sei meglio di quei politici. Pensa alle parole non come un'arte, come una scienza. Non cercare di lasciare il pubblico a bocca aperta, evita le fioriture, non avere paura di apparire debole, non vergognarti di essere stanco, è un buon aspetto, sembrerebbe che stessi dicendo posso andare avanti ancora un po', ancora un po', ancora, quando sei stanco. Ora vieni qui, abbracciamoci, sei l'immagine della bellezza.